TGSF, tecniche di primo soccorso sanitario. Sono discesi lungo un palazzo con un'auto al gancio, si sono calati da diverse decine di metri ed infine sono saltati nel fuoco. I vigili del fuoco aretini hanno festeggiato così la patrona Santa Barbara nel modo più spettacolare, ma anche in quello più caro alla gente, ossia mostrando le prestazioni e le competenze che quotidianamente mettono in campo per aiutare chi è in difficoltà. Per noi Santa Barbara è la nostra patrona, è il momento di manifestare i sentimenti di amicizia, di solidarietà, di sostegno reciproco tra colleghi, ma anche e soprattutto con il mondo esterno, con i cittadini e con le istituzioni. E poi è anche un'occasione per contribuire ad aumentare il tasso culturale nei confronti delle problematiche di sicurezza, perché parlare con un vigile del fuoco inevitabilmente comporta che alla fine si parla del rischio a cui si è esposti nell'attività quotidiana o a seguito di calamità. Quindi con questi strumenti noi contribuiamo, diamo un piccolo contributo alla divulgazione della cultura della sicurezza. Lavoratori instancabili, pompieri e aretini da gennaio a novembre hanno portato a termine 5.667 interventi, una media di 18 al giorno, che poi diventano centinaia nei casi di reale emergenza e difficoltà per l'intera provincia aretina. Un intervento su 5 risponde a incendi o esplosioni, poco meno le fughe di gas, che restano comunque uno dei fronti più critici. Un altro 20% complessivo infine è rivolto ai dissesti idrogeologici e ai danni legati a acqua e alluvioni. Dobbiamo essere preparati a fronteggiare tante situazioni con la competenza più che con l'eroismo. Al giorno d'oggi, lo dicevo nel mio intervento poco fa, al giorno d'oggi questa dedizione, questa silenziosa dedizione che contraddistingue il lavoro dei Vigili del Fuoco è scambiata e definita eroismo. In realtà dietro c'è tanto studio, tanto approfondimento, tanto addestramento e per questo cerchiamo ogni giorno di aumentare il tasso di sicurezza dei cittadini.